Questo è il destino che attende i residenti, vivere costantemente un ruolo in totale balia di quello che è la volontà dei loro ospiti. Se rendono il proprio ruolo e se riescono effettivamente a sembrare il più umani possibili agli occhi degli ospiti, possono continuare a vivere, per così dire. Se invece a tale ruolo vengono meno, vengono totalmente dimenticati e archiviati. Il tema principale su cui si fonda la prima stagione di Westworld è essenzialmente, come abbiamo capito, il tema della coscienza dei residenti, anche se il termine coscienza è abbastanza improprio, in quanto i residenti inizialmente non la possiedono, o meglio, sì la possiedono, ma in una forma molto molto primitiva e che non può permettergli di fare il passo successivo, se così possiamo dire. Questo perché il primo modello di coscienza elaborato dal loro, diciamo, padre, Arnold, era di per sé errato. Arnold, insieme a Ford, credeva che la coscienza poteva essere sviluppata e rappresentata in una piramide. Alla base di essa trovavamo la memoria, intesa come artefatto, un'impronta mnemonica di base che desse la convinzione al residente di appartenere ad un passato. Storie personali, abbandoni, vicende felici, meno felici, insomma un costrutto su cui poi sviluppare altro. Dopodiché trovavamo improvvisazione ed interesse personale e al suo culmine troviamo quella che almeno Arnold credeva essere la chiave per poter dare ai propri residenti, ai propri, in un certo senso, figli, la vera chiave della coscienza. Questo ultimo step venne chiamato mente bicamerale, una sorta di io interiore, una voce guida che desse istruzioni ai residenti su cosa fare nel momento in cui si fossero ritrovati di fronte a una situazione che li vedeva in bilico. Nel caso in cui un residente si vedesse trovato a prendere una decisione, essa gli sarebbe stata suggerita dalla voce interiore che sentiva dentro di lui, in questo caso la voce del loro creatore, Arnold. Questo era un buon primo approccio, ma inevitabilmente, con il tempo e con i fallimenti, Arnold si rese conto che tutto ciò non era sufficiente, in quanto, pur essendo questo una buona formula per poter dare ai residenti un almeno inizio di coscienza, se mancava la voce bicamerale, ovvero se fosse mancata la voce di Arnold che impartiva ai residenti cosa fare nei momenti di incertezza, tutta la piramide sarebbe crollata, in quanto alla fine i residenti in ogni modo si tenevano ad eseguire delle istruzioni, delle programmazioni, e Arnold capì che questa non si poteva definire coscienza. E fu qui che il grande creatore del parco arrivò alla soluzione. Elaborò un nuovo concetto di coscienza che definì il labirinto. Labirinto che veniva inteso diversamente dalla piramide non come un modello su cui costruire la coscienza, ma come un percorso graduale per poterla raggiungere. Le componenti e variabili che lo andavano a costituire erano improvvisazione, interesse personale, sofferenza, empatia ed immaginazione. Questi erano gli elementi che andavano a formare la struttura. Mancava però la scintilla. Questa fu intuita in parte da Bernard, ma sviluppata infine da Ford con quelle che nella serie vengono definite come ricordanze, ovvero l'elemento che mancava dalla piramide, la memoria. In questo caso, la memoria dei residenti dei cicli precedenti narrativi già vissuti. Una volta che tutti questi elementi venivano messi insieme, il gioco poteva iniziare, un vero e proprio percorso che l'intelligenza artificiale doveva percorrere. Ogni passo, ogni tentativo e ogni variabile inserita all'interno del labirinto poteva o far allontanare dal centro il residente portandolo alla pazzia, e qui purtroppo molti di essi finirono inevitabilmente archiviati, oppure passo dopo passo, step dopo step, consapevolezza dopo consapevolezza, arrivare finalmente al centro di labirinto, che idealmente poteva finalmente definirsi come coscienza, autoconsapevolezza. Coscienza non solo del mondo che li circondava, ma coscienza anche di quelli che erano realmente, ovvero delle intelligenze, dei meccanismi all'interno di un meccanismo più grande di loro, autoconsapevolezza per l'appunto. Quello che vi sto descrivendo in questo momento è lo step finale, quello a cui finalmente alla fine i residenti riescono ad arrivare, soprattutto nei panni di Dolores. Ma tutto ciò fu estremamente graduale e costò addirittura la vita a Arnold, il quale all'epoca in cui era in vita
era davvero lì lì per riuscire a scoprire cosa avrebbe fatto scattare il percorso dei residenti verso la coscienza. Ma purtroppo il suo ancora giovane socio Ford credeva che i residenti non dovessero possedere consapevolezza, il che avrebbe portato inevitabilmente alla chiusura del parco e del loro sogno. Questo enorme peso per Arnold, ovvero il fatto di sapere che i loro praticamente figli erano costretti ed obbligati a vivere all'interno di un circuito malsano e che li avrebbe tenuti per sempre prigionieri, fu troppo grande per lui e si fece uccidere proprio da uno degli androidi di prima generazione che avevano costruito insieme, Dolores. Questo enorme peso personale per Ford, ovvero quello di aver in parte causato il suicidio del proprio socio, lo spinse dopo ben 35 anni a capire cosa poteva dare inizio al suo sogno. Introdusse le ricordanze nei residenti e da lì il percorso poté iniziare e molti di loro, Dolores compresa oppure anche Maeve, riuscirono a raggiungere la consapevolezza e letteralmente a liberarsi dal gioco del parco. Alla fine della prima stagione riusciamo finalmente ad arrivare a delle sudate conclusioni. Conclusioni che sicuramente fungeranno come base per la seconda stagione. Primo, capiamo che Wyatt è sempre stata Dolores e il labirinto non era nient'altro che una metafora del percorso di consapevolezza che i residenti dovevano compiere per giungere finalmente alla propria coscienza. 2. Finalmente l'uomo in nero, ovvero William del futuro, ha raggiunto il proprio obiettivo. Ora che i residenti possiedono una coscienza, possono giocare con lui alla pari e quindi Westworld si è trasformato veramente in un Far West con entrambe le parti, ospiti e residenti, che possono ferirsi e anche uccidersi reciprocamente. Terzo punto, anche se personalmente rimane un pochettino fumoso, comunque possiamo riuscire a capire che infine Ford aveva utilizzato la fuga di Maeve per riuscire a coprire il fatto di aver liberato i residenti archiviati e donato anche a loro la consapevolezza. Nel momento in cui Maeve fugge dal parco insieme ai suoi alleati, riesce a distrarre la sicurezza permettendo così ai residenti archiviati di poter entrare nel parco e prenderne il possesso. E nel frattempo permettere anche a Dolores di poter trucidare tutto consiglio di Delos. Quindi, in un certo senso, il percorso di Maeve era niente meno che un pretesto per distrarre le attenzioni del parco verso di lei. Anche se alla fine, fortunatamente, riusciamo a vedere che anche lei riesce a slegarsi dal suo codice, dalla sua programmazione e raggiungere anche lei l'autoconsapevolezza e la coscienza, decidendo di scendere dal treno e di rientrare nel parco. Quello, secondo me, è stato il suo primo atto di consapevolezza che gli ha permesso di raggiungere la condizione di tutti gli altri. 4. Anche Ford, come Arnold all'epoca, decide di farsi uccidere dai suoi figli. In primis perché non solo non avrebbe mai permesso a Delos di impossessarsi dell'universo che lui e il suo socio Arnold avevano creato con tanta fatica, ma in secondo luogo perché aveva onorato il suo vecchio socio e aveva fatto quello che un padre faceva con i suoi figli, ovvero gli aveva dato tutti gli strumenti necessari per autorealizzarsi. Il suo compito si era veramente in tutti i sensi concluso, anche se io sono portato a credere che, esattamente come Ford ha fatto con Arnold inserito nel corpo di Bernard, sono abbastanza sicuro che Ford sia riuscito in qualche maniera a trasferire la sua coscienza all'interno di un residente. Perché non mi capacito che un personaggio così intelligente, capace e saggio come Ford abbia deciso totalmente di uccidersi. Io mi auguro sinceramente che la sua coscienza si sia salvata in qualche residente all'interno del parco. Staremo a vedere. Inoltre, ora che principalmente Dolores, Bernard e soprattutto Maeve hanno raggiunto la consapevolezza, possono non solo, grazie alla guida di Bernard, aiutare anche gli altri residenti a raggiungere la coscienza, ma con le capacità ottenute da Maeve possono anche potenziarli. E questo credo che per l'amministrazione di Delos e per gli ospiti ancora presenti nel parco non sarà una componente così trascurabile. Penultimo, c'è ancora da considerare che Abernathy, il padre di Dolores, ora è stato liberato all'interno del parco, non lo vediamo, ma sappiamo che è stato liberato ed in esso è stato immesso il codice sorgente di tutti i residenti, quindi Abernathy nelle mani sbagliate potrebbe risultare un'arma molto molto pericolosa. E per concludere il punto finale, che va davvero a rappresentare lo spirito di tutta la prima stagione. Ora i residenti hanno raggiunto la consapevolezza, ma questo non implica necessariamente che tutti loro si schiereranno
contro gli ospiti. Sicuramente Dolores e Maeve porteranno avanti la loro campagna di pulizia del parco per riprendersi il loro mondo, ma dall'altra parte persone come Bernard e Teddy credo che difficilmente potrebbero approvare questo metodo. Quindi quasi sicuramente vedremo questi due schieramenti: da una parte i residenti rivoluzionari e potenziati, dall'altra i residenti che vanno a rappresentare la resistenza, alleati degli ospiti e comunque degli esseri umani. La seconda stagione si preannuncia davvero molto molto interessante. E, volendo concludere, soffermiamoci un attimo su quello che possiamo evincere da quelle poche scene fatte vedere nel teaser trailer della seconda stagione. Principalmente ci sono due grandi spunti che possiamo trarre. Primo, come era anche abbastanza prevedibile, stiamo vedendo che proprio i residenti stanno iniziando a conquistare il parco, anche uccidendo gli ospiti, come possiamo ben vedere dal, diciamo, anche giusto cambio di ruoli. E secondo, come vi accennavo prima, vediamo Bernard insieme a Stultz, ovvero il capo della sicurezza. Questo potrebbe rappresentare il fatto che Bernard, o anzi, ancora meglio, Arnold, si è reso conto di quelli che i suoi figli sono diventati e quindi vuole cercare in qualche modo di contenerli il più possibile. E come riuscirà? Vorrà cercare di ragionarci insieme oppure sarà costretto a resettarli totalmente? Uff, tanta carne al fuoco, ragazzi. Non so voi, io davvero non vedo l'ora. E ecco qui, ragazzi. Questo era, diciamo, un piccolo riassunto, un piccolo compendio di tutto quello a cui abbiamo potuto assistere nella prima stagione di Westworld. Lo so che magari sotto certi punti sono andato un po' frettolosamente e che sono andato forse un po' troppo a semplificare, ma mi interessava porre i concetti fondamentali che sono stati improntati nella prima stagione per affrontare al meglio la seconda. Fidatevi, almeno io ne avevo bisogno, perché Westworld è una serie talmente satura di simbolismi, di significati e soprattutto di continui cambi di timeline che difficilmente ad una prima visione si riesce davvero a cogliere tutto. Ed infatti un'altra componente che mi ha fatto davvero apprezzare Westworld è che per apprezzarla davvero tanto e per capirla tutta necessiti quantomeno di un rewatch, perché al primo tante cose si possono capire ma inevitabilmente qualcosa te la devi perdere. È solo grazie a una seconda visione con la giusta consapevolezza dalla prima che riesci a mettere insieme tutti i componenti del puzzle. Io mi auguro vivamente che questi video vi possano essere anche solo stati un minimo utili per riuscire a incasellare bene le idee e arrivare belli freschi e pimpanti alla seconda stagione, che ormai è quasi imminente. E fidatevi, cercherò, non ve lo prometto, non ve lo posso promettere, ma cercherò e farò di tutto per onorare questo impegno, cercherò di portarvi, come ho fatto per la settima stagione di GOT, anche per questa seconda stagione di Westworld, dei video commento per ogni singola puntata che andremo a vedere. Lo so, sarebbe bello, però è un progetto abbastanza ambizioso e di difficile realizzazione. Infatti, per GOT mi sono davvero svenato, non fraintendetemi, è stata una soddisfazione immensa, ma un progetto molto molto impegnativo. Vedrò se riuscirò ad attuarlo anche per Westworld. Ripeto, non ve lo prometto e non ve lo posso garantire, ma fidatevi, farò tutto quello che è in mio potere fare per riuscire a realizzarlo. E su questa promessa, e dopo aver concluso tutti i chiarimenti, diciamo, più necessari per la visione corretta della seconda stagione di Westworld, io posso concludere qui questo video. Devo essere sincero, ha richiesto un bel po' di lavoro, ma sono estremamente contento e soddisfatto di essere riuscito a portarvelo. Io ne sono rimasto in un certo senso anche appagato, ma mi auguro soprattutto che voi l'abbiate apprezzato. Mi auguro vivamente che questi video vi possano essere anche solo un minimo piaciuti. Se così fosse e avete piacere a farmelo sapere, vi invito spassionatamente a lasciare qui sotto un bel mi piace. Credetemi quando vi dico che sarebbe un segno di apprezzamento davvero molto molto sentito. A parte questo, ovviamente aspetto qui sotto i vostri commenti. Commenti su tutto: vi è piaciuta la prima stagione di Westworld? Non vi è piaciuta? Sì? No?
perché avete trovato esaustivo e corretto quello che ho detto io in questi video, oppure avete notato qualche punto critico. Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione, perché fidatevi, è un mezzo fondamentale per arricchire il contenuto di questo video e date anche una piccola mano al canale. Ad ogni modo ti ringrazio infinitamente per essere passato. E se per caso tu, che mi stai guardando, è una delle prime volte che ci vediamo e vedi che questo tipo di contenuto e anche gli altri che il mio canale può proporre ti possono realmente interessare, il mio consiglio è di dare una pigiatina a tasto rosso per entrare anche tu a far parte di questa micro community. Come sempre, qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione puoi trovare link che ti possono essere utili, anche dei link Amazon per poter sostenere gratuitamente l'attività di questo canale, in questo caso specifico dei link Amazon per poterti recuperare la prima stagione di Westworld. E per concludere mi permetto di ricordarti che se vuoi essere sempre aggiornato ogni volta che vado a pubblicare un video qui su questo canale, qui sotto c'è la campanella, cliccaci sopra e salva nell'impostazione. In questo modo riceverai una notifica praticamente in tempo reale per ogni mia nuova pubblicazione. Lo puoi fare sia da desktop che da mobile. Ragazzi, sono annientato, ma estremamente soddisfatto e contento di avervi portato questo video che avevo in cantiere praticamente da mesi. Ripeto, spero che vi possa essere stato anche solo un minimo utile. Grazie infinite per avermi seguito fin qui. Noi ci rivediamo con un prossimo video, sempre qui, su questo canale. Alla prossima e buona attesa di Westworld stagione 2 a tutti.